Buonasera ragazzi o buongiorno a seconda del momento in cui state guardando questo video. Oggi siamo in un video un po' particolare perché è un video che ha come obiettivo quello di andare ad analizzare in maniera, non voglio dire scientifica, ma almeno con un minimo di sale in zucca, ovvero una partita di FIFA. Questo perché? Perché oggi avremo un ospite, forse il primo ospite del canale YouTube, no, bugia, il secondo, perché prima era il coach di FIFA. Mio amico, che però ha anche una pagina di Fantacalcio, che analizza, dove, sulla quale analizza le partite, analizza i giocatori, consiglia i giocatori per il fantacalcio e in generale parla di calcio a 360, quindi è una persona che ne mastica e anche tanto di calcio, nel modo più matematico e più scientifico possibile, appunto una partita di FIFA. Quindi andremo a capire cosa c'è di vero in quello che andiamo a vedere durante la partita, cosa invece è totalmente impossibile fare nella realtà di quello che viene proposto su questo gioco di calcio che tanto ci fa divertire, tanto ci piace, tanto ci fa piangere. Quindi non perdiamo altro tempo, io vi ricordo come sempre campanellina, iscrizione e commentino che ci aiuta tanto, è gratis, non vi costa niente. Vi presento l'ospite di oggi, ragazzi. Ragazzi, Nicola Scariglia, a.k.a. magari per chi lo segue da prima 10 meno, invece per chi lo segue da adesso solo Nicola Scariglia, volto anche di Zona Fanta, ragazzi. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sera o mattina, come ha detto Checco. Esatto. Vi saluto qui dalla mia stanzetta, dalle foto di mia madre in costume di quando aveva più o Bellissimo, meno la bellissimo. mia età. Checco, hai fatto una bella marchetta Ci su tutti i sta, miei ci sta. progetti. Piccola precisazione, ragazzi. Secondo me, vedendo tanto calcio, tantissime partite a settimana e avendo giocato per tantissimi anni a FIFA, non è tanto il singolo episodio che può farci storcere il naso, quanto la frequenza di questi episodi di una singola partita. Però andiamo direttamente sul Sì. campo perché poi, come al solito, è il rettangolo verde che parla. Anche perché ragazzi, comunque Nick ha giocato tanto a FIFA, cioè questo è forse Sì, l'anno sì, sì. scorso sono gli ultimi anni nei quali l'ha lasciato un po' andare, purtroppo io ogni giorno gli chiedo di tornare a giocare, perché Sì. comunque era uno di quelli che 80% possesso palla, 78, insomma, Uno diciamo di quelli che non volevate trovare contro perché vi facevo gastemare. No, magari non vincevo, le però avevo morti sempre la palla. augurate ne ha nei messaggi, ne ha. Nick, domanda, ma ti possiamo definire in questo caso, parlo qui, magari non sempre perché non è il tuo lavoro in maniera proprio precisa e specifica, ma ti possiamo definire match analyst per oggi? Ti possiamo definire così? Allora, puoi definirmi così se vuoi in sede speciale, però lo sarò tra circa un mese e Lo mezzo, sarà, realmente, quindi realmente. certificato. Quindi ragazzi, è come quei personal trainer che poi lo diventano davvero Sì, dopo un po', che non ci provano e posso farvi la basta. scheda adesso, Esatto. posso farvi la scheda, però non dite che ve l'ho fatta io. Ancora, ok, dai, andiamo a fare le qualifiche FUT Champions, che vanno benissimo tanto. Allora, Nick, mi raccomando, quando tu vedi un qualcosa che ti può, diciamo, ti ispira, dove secondo te c'è possibilità di analisi, dimmelo. Io ti posso già dire che c'è un gameplay orrendo e stiamo giocando con un 4-3-2-1, ok? Ok, Aspetta, eh. vedi, sei passato attraverso, cioè lui è passato attraverso te. Non so se questo è Harry Potter e stai per entrare nel binario 9 3 quarti, ma non credo di aver mai Scusa, ma nel visto calcio questa reale non cosa è sul ma campo non da calcio. nessuno è mai passato La attraverso. cosa che dicevo prima, la frequenza è un po' impressionante. E c'è un'altra cosa che io ho sempre notato e non mi sono mai capacitato: la precisione dei passaggi di prima dei giocatori, soprattutto quelli più forti. Non è detto che sia sempre così, basti chiedere al signor Adrien Rabiot e i suoi passaggi di prima rimbalzanti nella realtà. Ma soprattutto, ragazzi, i controlli orientati. Cioè, il primo controllo è sempre perfetto, la palla rimane sempre lì, qualsiasi sia il giocatore. Però Adesso hai i giocatori forti. sì, questo è vero, ma comunque io ti posso dire che quest'anno i passaggi di prima sì, sono anche belli rotti, però la questione controlli orientati hanno inserito la possibilità di fare un first control, first touch, con un tasto apposito che è l'R1, che ti Ok. permette di decidere effettivamente tu sul primo controllo cosa fare. Quindi se un primo controllo me lo fai solamente con l'analogico, senza questo tasto apposito, molto spesso sei prevedibile. Vedi, è molto meccanico. Se invece io lo faccio con R1, vabbè, questo è un difensore, posso anche sviare il primo controllo, che è carina come cosa. Un po' più reale, Ok. sì, Sì, questo sì. ma comunque. Lei ha fatto un passaggio fortissimo addosso. La palla è rimasta lì, cioè lì c'è bisogno di un rimpallo. Questo è bello. Questo è Questo è bello. Questo bello. ti manca, questo gol, eh? Era da Questo un po' che non gol. lo vedevi.
cacchio, questo gol mi ha fatto ricordare tutte le notti a giocarci a FIFA. No, questo è bello perché ci si è arrivato, si è buttato a pesce, è andato verso il portiere non ha respinto in modo irreale. Cosa che ti volevo chiedere, a livello difensivo, che bella, vabbè, conosci come cosa, l'hai vista, il fatto di che su FIFA, questa cosa noi su FIFA la chiamiamo jockey, quindi L2, R2, temporeggiare attorno, ok? Di fare praticamente dei cerchi con il difensore, dei cerchi nel grano. Cioè, ma nella realtà come non lo fanno, cioè nel senso non girano, allora, attorno. C'è stato un difensore con cui ho giocato a Monopoli, io facevo parte della giovanile della squadra di Serie C, e io ero un trequartista, lui era un difensore centrale, e mi dava sempre dei consigli su come cercare di eludere un altro difensore centrale. Lui magari lo conoscete, si chiama Pasquale Esposito, ex capitano del Cervia. No, senti, potreste conoscerlo, perché l'ex capitano del Cervia, quando il Cervia ha fatto quel reality show, quello di Campioni. Bravo, bravissimo, ed è lui. Che è sta cosa? Adesso la commentiamo, ci sono tante cose. Per arrivare al discorso di temporeggiare, tu quando temporeggi è giusto farlo, è giusto star lì senza intervenire perché magari non vuoi fare fallo, perché vuoi accompagnare sul piede debole, però il problema su FIFA qual è sempre stato con determinati giocatori, Kanté che praticamente sembrava con le ginocchia a terra per quanto sia abbastanza. Esatto, quello, proprio quello intendo, proprio quello. E quanto velocemente scivoli in modo orizzontale rispetto a te stesso, ok? Non ha senso, dovresti avere i menischi distrutti, lesionati. Quanto vai veloce da una parte però all'altra. Però io posso dire che quando giocavo a basket, come allenamento, la scivolata laterale la facevano fare. Però la cosa che chiedo quindi è impossibile a una velocità del genere? No, onestamente no. A meno che non parti prima del tuo avversario e il tuo avversario poi ti viene addosso, quindi non legge la tua giocata difensiva, e quindi a quel punto ha senso, lo fai prima e ti posizioni già. Però viene fatto veramente troppo spesso. Sai il discorso, il problema qual è su FIFA? Il problema è che ci sono dei modi, delle formule vincenti per fare determinate cose. Vero. Nella realtà non esistono, perché è un gioco così tanto legato all'improvvisazione. Ogni gesto è diverso dall'altro. Non c'è come nel basket il tiro libero che è sempre lo stesso. Ti basta una bella meccanica, cosa ha fatto quello? Uffa, siamo indietro di un po' di episodi comunque. Sì, e sono d'accordo. Ho perfettamente capito, però... Resta, cioè, è magico quello che succede qui. E altra cosa, quest'anno su FIFA è fondamentale per andare via. In realtà lo è anche dall'anno scorso, però ogni tanto loro con le patch un po' lo nerfano, un pochino lo rimettono molto forte. Ovvero la velocità che il giocatore acquisisce dopo un doppio passo. Ok? Dopo un doppio passo su FIFA, uno va più veloce e due il doppio passo lo usano tipo scudo. Cioè, io mi faccio scudo tra due difensori con il doppio passo. In una giocata che dovrebbe essere una giocata molto altro difficile qua da fare per equilibrio. Vedi qua ho spammato doppi passi a caso, per questo te lo chiedo. A caso, è quello il discorso. Allora, di base, qualsiasi giocata con la palla, sei sempre meno veloce del tuo difensore, perché lui non ha la palla, non deve controllare niente. Prendi velocità nel senso che tu dopo il doppio passo vai ad accelerare, ovviamente. Esatto. Il punto... nella realtà, il punto è che... Dipende anche da che parte vai. Stai andando verso il tuo piede debole con il doppio passo? Se vai verso il tuo piede debole, vuol dire che tu stai controllando col tuo piede debole. Quindi sei anche un po' più meccanico nel meno movimento. Sicuro. È una cosa un po' al limite. Dai, ragazzi, secondo me qua abbiamo. Ce la possiamo giocare. Dai, Nick, non l'ho visto né sul no né sul sì. Poi, altra cosa, altra domanda, sempre che giocando in questo momento mi è venuta. Ovvero. Ma questa cosa qui? No, vabbè. C'è questa... Nessuno lo fa così, neanche uno... Soltanto Anthony, però poi viene preso a stampellate in campo. D'altro, Ronaldo, sì. Da quant'è che non lo vedi muoversi così? Mamma mia. Beh, forse correva l'anno 2008. Facciamo un passo indietro, per me doveroso. Stiamo analizzando un gioco che deve essere più spettacolare di uno sport che tendenzialmente è noioso, e te ne parlo, lo sai, da amante del football, da super amante. Però è uno sport che tendenzialmente è a basso punteggio, non è il basket, non c'è un'emozione, non c'è un tiro ogni 20 secondi, è uno sport a basso punteggio. Se tu vai a depotenziare tanto determinati tiri, rendi anche un gioco poco spettacolare. Vero. Però tra poco spettacolare è Galactic Football. No, è la corrida, ce ne passa. Praticamente di prima quest'anno i lanci con di prima, anche se sei dall'altra parte del campo, li fanno con una precisione e una rapidità e potenza fuori di testa. Si vede molto bene nei contropiedi, appena ci sarà un contropiede
Lo vedrai, vabbè. Tira volo. No, vabbè, questo mi stiamo prendendo in giro. Quindi la recupereremo questa domanda. Quindi alla domanda su FIFA lo spacciano come dribbling agile, ovvero questa roba qui. No, non si può fare nella realtà questa velocità in questo modo, con questa precisione, senza neanche guardare la palla. No, il problema è la qualità del controllo passando da un piede all'altro con qualsiasi giocatore in qualsiasi zona del campo, sotto qualsiasi forma di pressione. E quello è un po' il problema. Bello! Ce l'ha, ma ce l'ha nella realtà lui questo. Ce l'ha. Sì, il tiro. Mi ha ricordato il gol, non so se puoi metterlo in grafica mentre lo dico. Sì. Il gol contro l'Udinese in Juventus Udinese 4-0, doppietta di Pogba. Quel giorno ero molto juventino. Non ho visto sta quella guarendo, partita. No, ragazzi, scherziamo, mi interessa. Juve, Inter, fa niente, tutti uguali, viva il calcio. No, guarda, figurati ormai. Quel giorno non ho potuto vedere la partita perché andai a ballare. Che ecco, tu penso poi andai a ballare al Demo De e non. Quando non eri ancora un pischelletto dark. Comunque, andiamo con un'altra partita perché purtroppo questo ragazzo l'abbiamo un pochino traumatizzato. Per far vedere, perché ho dovuto fare tutte le cose rotte del gioco per far commentare Nick, ovviamente. Più che altro tutte queste magie. Mi sono sentito al teatro a vedere Casanova. Uno bello spettacolo. Adesso faremo uscire dal cilindro un bel coniglio. Esatto, più o meno è quello. Una domanda. Quest'anno su FIFA hanno messo gli XG, ok? Sì. Ma innanzitutto cos'è l'XG? Cioè, molto velocemente. Statistica avanzata nel calcio, quindi è una cosa più approfondita del semplice tiro in porta, e ti dice, in base alla posizione del giocatore quando effettua il tiro, che probabilità c'è da lì di far gol. Sulla base di dove sta il portiere, quanti difensori ci sono, quanta è l'angolazione del tiro e altri fattori a seconda del quindi, quindi ad esempio l'XG di tirare di esterno dalla tre quarti dopo un solo controllo, praticamente da fermo, e niente, cioè da qua. Allora, questo? Da qua, allora tu sei solo. Gli XG tengono conto anche di se il piede è forte o il piede debole, oppure tengono conto del che tipo di passaggio ti è arrivato. Non ce l'ha, è troppo. Lo so, nel caso di FIFA viene quasi annullata questa componente. Poi ci sono anche dei limiti legati al modello e al calcolo, come al solito, con tutti i dati applicati allo sport. Il modello, se è bello o brutto? Generalmente è bello, lo prendono biondo, occhi azzurri, un po' come te, bello come vabbè, te. È ovvio. Tira volo. No, era fuori gioco, era fuori gioco. Tra l'altro, altra cosa che ti volevo chiedere. Su FIFA, mi sa anche l'anno scorso, su FIFA c'è una impostazione nelle tattiche, ovvero la possibilità di mettere la profondità difensiva a 71, che nel momento in cui viene impostata, in automatico, tramite la CPU, la tua squadra fa il fuorigioco in generale si alza all'unisono. Questa cosa nella realtà so che succede, ma ovviamente qua viene fatta con una precisione assurda. Nella realtà ci sono squadre che la fanno così precisa, così perfetta, spesso, sempre. In Serie A ci sono tante squadre che lo fanno. C'è la Fiorentina che lo fa a volte benissimo, a volte male, ma lì per errore di interpretazione dei singoli. E c'è Igor che in questo è una meraviglia. Ma già dal nome sembra un troll comunque. Il Napoli lo fa in modo clamoroso con Kim e Rachmani, ma soprattutto con il lavoro di Lorenzo Marui. E la squadra che lo ha sempre fatto bene, e si è visto poi su come ha lavorato sui singoli giocatori, è Sarri. Su quelli dell'EA non guardano il calcio probabilmente, e mai lo guarderanno. Altra cosa, cosa ne pensi della possibilità qua su questo gioco di... quest'anno hanno inserito le velocità, quindi hanno messo il Lengthy, l'Explosive e il Controlled, ovvero Lengthy è l'Holland della situazione, che negli ultimi metri... nella realtà da uno sprint, in questo gioco invece diventa l'araldo della guerra, diventa un mostro. Domanda sulla domanda, ma tu al singolo giocatore puoi cambiare lo stile di corsa? Esatto, con lo stile intesa. Okay, allora, rispondo alla domanda, dipende sempre da che tipo di partita e che tipo di stile di gioco imponi. No zio, ma è forte su tutti, ragazzi, scusate, mi sono fatto prendere, è forte su il problema è quello, cioè se su qualsiasi giocatore questo stile intesa va bene in qualsiasi partita, il problema è quello, ma ritorniamo al discorso di prima, c'è una formula per vincere, c'è una formula per vincere con più probabilità. Nel calcio non è così, nel calcio abbiamo visto vincere squadre di ogni tipo in ogni modo, ed è quella la spettacolarità dello sport vero. Alla domanda, questi tronconi, questi ciumoni che su questo gioco con questo stile intesa diventano degli Hulk,
nella realtà hanno un vantaggio? Nella realtà hanno un vantaggio soltanto in alcune situazioni di gioco, ma le puoi vedere 2, 3, 4 volte a partita, quindi non devono avere sempre un vantaggio. La risposta è questa: non è giusto che un giocatore debba avere sempre un vantaggio. Ok, quindi ok. Perché a seconda della partita il giocatore trova delle caratteristiche della gara che ti permettono di essere valorizzato. Contro una squadra chiusa immagino che un Vinicius sia più utile, perché è più rapido, ha uno stile di gioco che ti permette di giocare negli spazi chiusi, così non è ad esempio con Haaland. Se però utilizzando Haaland anche nelle partite chiuse, okay, ti fa la differenza per quello stile intesa, okay, lì siamo veramente a come di central. Io ti voglio chiedere, non è una cagata enorme nell'ultimi metri o per quanto riguarda un attaccante o invece per un difensore nel momento in cui si sta avvicinando all'attaccante, l'avere più velocità, il recuperare più facilmente, invece per il caso dell'attaccante andarsene via più facilmente, è giusto? Cioè nella realtà questi giocatori sono davvero così avvantaggiati per queste loro caratteristiche fisiche? Sì, lo sono. Però dipende sempre dal singolo giocatore. Quindi se notiamo il doppio passo e la questione lengthy non hanno proprio cannato, potevano farle meglio, mettiamo, un po' più ragionate. Apprezziamo almeno lo sforzo. Ora adesso volevo andare più che altro sull'argomento carte. Ti faccio un esempio. Ci sono alcune carte dove secondo me molto spesso non vengono rispecchiate le statistiche. Questo perché? Perché il gioco delle volte, secondo me quelli degli EA ne approfittano, ok? Ne approfittano. Questo quindi per dirti che cosa? Per dirti, ora non è tanto analisi, ma più che altro siccome conosci il calcio, visto tante partite, ti chiedo, questo Pogba flashback, ok? È chiaramente il flashback della Juve. Certo, ok. Tu l'avresti fatto così, ovvero gli hanno dato non molta velocità, gli hanno dato pochissima difesa, ma e non gli hanno dato neanche tanto equilibrio. La cosa che un po' ha scioccato tutti di questo Pogba è l'80 di equilibrio. Aveva poco equilibrio Pogba? Bah, guarda, sul lato difensivo sono d'accordo, è sempre stato un giocatore un po' anarchico da quel punto di vista. Dal punto di vista della velocità non è mai stato uno che ti corre i 60 metri. Dal punto di vista dell'equilibrio era un giocatore che doveva averlo più alto. Ti volevo far vedere il cross di prima. Quello là ti devo far vedere, il cross di prima, sì, che ti avevo detto. Quindi a livello di analisi, ragazzi, ci manca il cross di prima. Lo mandiamo. Vedi? Questi qua così, vabbè, ora per farti capire, questo è, vedi, sono tutte perfette così. Tu immagini un contropiede, questo tipo di passaggio. Ah, tra l'altro non solo sono perfetti, ma molto spesso il difensore si rimbambisce totalmente. No, un giocatore non pensa, il problema, il discorso è questo. Il giocatore non pensa, adesso devo alzare la palla così perché è molto più probabile che tecnicamente arrivi lì. Dipende da come ti arriva la palla, ad esempio, se ti arriva con il tempo giusto, se di prima, io questa te la boccio. Quindi, in conclusione, domande principalmente sul meta, ovviamente, perché è lì che aveva senso andare ad analizzare, ed era giusto, perché poi ovviamente il resto sono cose molto semplici che penso siano abbastanza reali, come ho detto, una triangolazione, una diagonale difensiva. Quindi ragazzi, ringraziamo Nick, vi ricordo, su Instagram nick.cariglia, volto di Zona Fanta, c'è il podcast, live su Twitch Zona Fanta, podcast di Zona Fanta. Sta tutto, mancano le mutande, non lo so, forse faranno anche l'intimo adesso. Arrivano. Ringrazio Nick, raga, se vi è piaciuto lasciate un like, un mi piace, un commentino e iscrivetevi. Se volete un'altra puntata su un altro argomento, magari fatemelo sapere. Sui moduli magari può essere carino andare a capire il perché un modulo è meglio di un altro su questo gioco schifoso. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ciao. Ciao a tutti.